Giardino di Palazzo Stauffer, gremito per il concerto dei virtuosi Anna Tifu al violino e Giuseppe Andaloro al pianoforte, che per lo Stauffer Summer Music Festival hanno proposto un appassionante programma da Schumann a Pablo de Sarasate e Ravel. Brani dalla notevole difficoltà tecnica come la Zigane e la Carmen Fantasy, eseguiti in modo impeccabile dagli artisti nonostante il caldo afoso. Per la violinista cagliaritana classe 86, già solista di orchestre rinomate e affermata sulla scena internazionale, quello di ieri è stato un gradito ritorno nella città del Torrazzo, dove per anni si è perfezionata proprio all'Accademia Stauffer con il maestro Salvatore Accardo. Sono estremamente emozionata di essere qui e di tornare alla Stauffer dopo tanti anni, che appunto io ho studiato qui da quando ero piccolina, avevo forse 12-13 anni quando ho studiato alla Stauffer con il maestro Accardo, e quindi poi sono ritornata a Cremona varie volte, ma per la Stauffer è stato il primo ritorno, diciamo, e tra l'altro in questa sede meravigliosa che ancora non conoscevo, ho avuto modo di visitarla, è un luogo splendido. Per l'occasione ha suonato un pregevole strumento Guadagnini. Un Guadagnini Kleinenberg della Fondazione Canale di Milano, è uno strumento bellissimo, ho suonato per tanti anni lo Stradivari e adesso sto suonando per un periodo su questo meraviglioso strumento, ovviamente parliamo sempre di liuteria cremonese. Ora la rassegna promossa dalla Fondazione Stauffer si avvia verso la conclusione. Sabato sera è atteso sul palco l'istrionico violinista Alexei Gudesman e domenica sera è il turno di Pablo Ziegler, pianista di Astor Piazzolla. Entrambi si esibiranno con i giovani talenti dell'Accademia e i musicisti della World Youth Orchestra.